Un caro saluto da Mario Giuliaci. Il tempo previsto per sabato 12 settembre. Ancora caldo, ancora assenza di piogge, purtroppo. Un vortice di bassa pressione giunto oggi in prossimità della Sardegna, domani ancora interesserà soprattutto le isole maggiori, mentre la perturbazione atlantica che aveva lambito le Alpi è scivolata verso i Balcani. Ma vediamo allora il tempo che farà nella giornata di sabato. Cominciamo con le piogge previste al mattino, piogge che saranno soprattutto a carattere di rovescio. Vedete, rovesci diffusi soprattutto sulle isole maggiori e sulla bassa Calabria, qualche rovescio anche sulle regioni tirreniche, qualche rovescio anche sulle Alpi e sul Piemonte e sull'ovest della Lombardia. Ma i temporali più diffusi saranno senz'altro sulle isole maggiori. Andiamo a vedere invece il tempo previsto nel pomeriggio, sempre di domani sabato. Vedete la serena su gran parte del centro-nord, ancora qualche isolato temporale pomeridiano sulle Alpi, ma ancora rovesci temporali diffusi sulle isole maggiori e sulla Calabria tirrenica. Qualche isolato temporale sul resto del meridione e anche su Abruzzo e Lazio. Infine, il tempo per la sera. Ancora, vedete, ancora rovesci temporali diffusi sulle isole maggiori. Insomma, domani le isole maggiori saranno sotto una intensa, diciamo, ondata di temporali e di rovesci, quindi che qua e là potrebbero essere anche di forte intensità, specie sul settore sud-est della Sardegna. Andiamo a vedere le temperature previste per domani, e temperature ancora al di sopra della media, soprattutto sull'Emilia, sulle regioni tirreniche al sud, valori superiori a 30 gradi sull'Emilia, sul Basso Veneto, sull'interno della Toscana, sull'Umbria, sull'interno del Lazio, sulla Puglia e sull'interno della Calabria. Temperature invece sotto 30 gradi, intorno a 25-27 gradi sulla Liguria, sulle isole maggiori, sulle Marche, Abruzzo, Molise, Friuli e Venezia Giulia. Bene, termino qui. Un caro saluto ancora da Mario Giuliaci.